Eccoci di nuovo in studio per la seconda parte di Mattino 40, ora in compagnia di Mariano Nunis, candidato sindaco del comune di Nugis a queste elezioni. Buongiorno Mariano e grazie di aver accolto il nostro invito. Buongiorno a tutti. Perfetto, nella prima parte abbiamo analizzato delle questioni che poi riguardano da vicino tutti i cittadini del Sud Cisclesiente, ovvero quelle della sanità, della provincia del Sud Sardegna, questo mostro burocratico che mette insieme realtà territoriali che partono dalla Barbagia di Seulo fino a Sant'Anarresi e appunto Nugis, e poi anche della tristissima, dolorosa e per certi versi drammatica e paradossale vicenda dei lavoratori AIAS che sono obbligati a fare lo sciopero della fame per ottenere il pagamento degli stipendi arretrati. Un problema questo del Sud Cisclesiente, soprattutto poi nelle zone interne, se così le possiamo definire, che a causa dell'assenza di lavoro, sicuramente del disimpegno dello Stato con i presidi principali, la diminuzione dei servizi, insomma si stanno spopolando. Nugis è uno di quei paesi che al pari di altri paesi in tutta la Sardegna rischia lo spopolamento, la diminuzione dei cittadini, quindi la diminuzione di quella che viene definita la demografia è sensibile, sostanziale, e quindi c'è bisogno di un'inversione di tendenza. Partiamo da qua, Mariano, per quale motivo intanto ti candidi? Allora, premetto che nella passata consigliatura... Puoi avvicinare per favore? Premetto che nella passata consigliatura avevo deciso di sostenere il sindaco uscente non per poltrone di incarichi, ma perché in quel progetto ci credevo e ci credo ancora. Hai detto bene tu prima, Nugis sta vivendo una situazione paurosa, perché c'è un decremento demografico che fa paura, i giovani sono costretti ad andare via, gli anni passati abbiamo affrontato tante di quelle battaglie a partire dall'acqua, la questione legata alla strada statale, questo ha portato alle persone che mi hanno sostenuto in tutti questi 5 anni a far sì che mi candidassi a sindaco. E quindi, insomma, cercare di invertire una tendenza estremamente negativa, non è solo la diminuzione degli abitanti, lo spopolamento, quindi il deficit demografico, il problema è che qua ci sono dei problemi seri. Voi avete fatto una battaglia sull'acqua che è stata una battaglia campale, insomma, che avete portato a tutti i livelli per cercare di andare incontro alle esigenze dei cittadini, tutto il paese era schierato. Parliamo un po' di questa battaglia. Allora, sì, è una battaglia che mi sta particolarmente a cuore perché l'ho vissuta in prima persona. È una battaglia che non poteva essere affrontata in consiglio comunale per le ragioni che sono note un po' a tutti. È una battaglia che ha vinto la gente. Non c'è stato nessun protagonismo né da parte mia né da parte degli altri che oggi rivendicano questa battaglia. Io non ho mai visto il paese unito su un unico fronte. È stato necessario occupare 2 consigli comunali con tutti i rischi e i pericoli che ne potevano derivare, anche di natura penale, non nego a dirlo, però la gente si è assunta le responsabilità. L'altra è stata la vicenda della statale. Ricordo che il 28 di agosto era apparso un articolo sul quotidiano L'Unione Sarda, dove veniva annunciato un sopralluogo congiunto tra i sindaci di Piscinas e Giba per la messa in sicurezza del tratto che riguarda Sant'Adi-Piscinas, escludendo Nugis. Sono stato ricevuto dall'assessore regionale ai lavori pubblici quale attuatore dei fondi del piano Sulcis. Gli ho spiegato l'importanza di quell'arteria, di fatto è l'unico collegamento tra Cagliari, l'area vasta di Cagliari, con il Basso Sulcis, è molto battuta dagli automobilisti, è inutile negarlo che dopo 19 km di curve il rettilineo che attraversa il paese porta l'automobilista a non rispettare il limite di velocità, rendendo di fatto pericolosa la viabilità per chi deve entrare e uscire dal paese. C'è anche chi a causa di questa pericolosità ci ha rimesso la vita. Insomma, noi Nugis sta vivendo una situazione un po' particolare, forse perché anche geograficamente siamo periferici, ma non per questo ci dobbiamo, insomma, anche noi vogliamo essere tutelati dalle istituzioni, sia da quelle più vicine che da quelle più lontane. Adesso anche quella sembra che stia andando a buon fine. Ci sono tante altre cose. Sull'acqua, torniamo un attimo, cioè, in buona sostanza voi cosa rivendicavate? Allora, la battaglia dell'acqua, cerco di essere breve, anche se è una... È stata anche d'esempio per molti altri comuni in Sardegna, ricordo. Sì, allora,
È una battaglia che, come ho detto prima, non poteva essere affrontata in Consiglio Comunale, perché io appena ho preso posizione mi è stato detto che l'80% della gente era favorevole a cedere il servizio idrico ad Abbanoa. È stato necessario raccogliere le firme, in 3 giorni sono state raccolte 700 firme. Di fatto noi rivendicavamo quell'ordine del giorno del 18 giugno dove praticamente l'amministrazione voleva cedere il servizio idrico ad Abbanoa. Quando sono stati chiesti riferimenti normativi si parlava del decreto. Voi eravate contrari a questa cessione? Tutto il paese era contrario. Anche perché a Nusis c'è l'acqua? Certo che c'è, noi abbiamo una riserva idrica propria e purtroppo con l'entrata in vigore della legge 221 che è stata approvata dal Senato della Repubblica il 28 di agosto mette una pietra tombale, dice che sono fatte salve le gestioni autonome dei comuni montani che hanno contestualmente una riserva idrica propria, una qualità dell'acqua di pregio e che il territorio ricada all'interno di un'area protetta. Noi siamo all'interno di un'area SIC. La qualità dell'acqua di pregio l'ha chiarita il Ministero dell'Ambiente rispondendo ad un quesito posto dalla Regione Lombardia, deve essere potabile o parzialmente potabile. Cioè, credo di avere tutti i requisiti. Adesso la palla è passata a Legas che deve verificare se tutti i comuni, i 28 comuni che hanno aderito al cosiddetto famoso comitato Gasi, hanno questi requisiti. Perfetto, quindi Nugis potrebbe utilizzare una propria risorsa legittima che è quella dell'acqua. La strada statale, che poi significa che cosa? La possibilità di accedere, di potersi spostare in maniera sicura e agevole per tutti i cittadini, ma anche per coloro che a Nugis appunto magari vorrebbero o vogliono andarci. Su che cosa si basa l'economia del comune nel quale tu sei candidato, cioè l'economia di Nugis? Insomma, un cittadino lì dove lavora, come può sbarcare in lunario? Una domanda così semplice per partire e capire anche quali sono le prospettive. Prospettive ci sarà da lavorare per creare economia sicuramente. Allo stato attuale, a parte l'artigianato, il settore terziario, insomma, l'agricoltura sono i punti di forza. Molti sono pensionati, noi ci siamo una popolazione che è composta di anziani, che è l'economia del paese, se non ci fossero loro, ci sono anziani che riescono a far fronte alle necessità dei propri congiunti, anche di famiglie. Ci sono famiglie monoreddito a Nugis che non arrivano alla fine del mese, ci sono famiglie che il reddito non ce l'hanno. Io credo che sia arrivato il momento di rimboccarci tutti quanti le maniche e cercare di portare avanti un progetto di sviluppo sostenibile. L'abbiamo visto negli altri paesi, noi vicini, sono riusciti a fare forza, ad unirsi. Prendo ad esempio Narcao col sito minerario di Rosas, Villa Peruccio con Monteso, Sant'Adi quest'anno a dicembre ha registrato 20.000 presenze con il Sudas, l'insediamento fenicio-punico di Panelloriga. 20.000 persone, la presenza di 20.000 persone significa economia, significa sostenere alcune famiglie. Anche perché poi a Nugis ci sono delle eccellenze molto importanti, ad esempio a parte a livello di strutture ricettive e di ristorazione, volendo, insomma, è una zona rinomata per la ricerca dei funghi e di altre peculiarità che come paese ci sono anche in ambito gastronomico, anche enogastronomico, diciamo, se vogliamo, si potrebbe valorizzare da questo punto di vista come punto appunto di ritrovo per turisti che vogliono anche conoscere la montagna, vogliono godere delle bellezze, delle eccellenze anche del cibo. Sì, certo, bisogna stabilire dei percorsi al riguardo, ma credo che non siamo ancora pronti perché non abbiamo strutture ricettive, se non pochissime. C'è tutto un lavoro da fare. Il nostro, quello che presenterò io, è un programma che verrà presentato alla Regione per stabilirne la fattibilità e condividere un percorso per la sua realizzazione. Nugis, c'è molto da fare. In questi anni è stata praticamente abbandonata, siamo stati abbandonati a noi stessi. Questa è la ragione. 5 anni fa, quando avevo accettato di sostenere il sindaco uscente, il mio progetto era portare avanti
uno sviluppo del paese, uno sviluppo sostenibile. Così non è stato. Dopo un anno ho restituito le deleghe, l'impegno che io ho preso con la gente l'ho continuato dai banchi dell'opposizione. Probabilmente questo è stato il premio, essere oggi a capo di questa lista, prima Nuscis, prima perché a significare che gli interessi sono anteporre quelli del paese a quelli personali. Io credo di non avere nessun interesse personale, anche perché mi conoscete tutti, io ho fatto tutt'altro nella mia vita, ora ho tempo da dedicare, sono in pensione, accetto questa proposta. Tu di un funzionario di polizia? Sì, ero un ispettore superiore, e sono andato in pensione 2 anni fa, ora ho abbastanza tempo da dedicare al paese. Quindi, insomma, non è che stai intraprendendo la carriera politica per interessi di carattere, cioè non hai problemi ovviamente da quel punto di vista, dal punto di vista del lavoro, sei in pensione. E quindi anche questo è importante in quest'epoca, perché insomma molti cercano di intraprendere le carriere, che siano politiche o anche di altra natura, per avere dei riscontri magari anche di carattere personale. Invece no, è un impegno che vuoi dedicare alla tua comunità, sì, non ho, passione, no, a titolo di volontariato, in buona sostanza. Non ho interessi prevalenti, assolutamente. Io, ripeto, sono in pensione, mia moglie lavora, mio figlio è militare, insomma, non ho alcun interesse prevalente. Mi sta a cuore il paese. Come immagini Nuscis collocata all'interno del territorio? Secondo te è possibile salvarla al pari del salvataggio che bisognerà tentare per tutti gli altri paesi delle zone interne? Perché il problema è serio, quello dello spopolamento. È sottovalutato, ma è serio, è progressiva questa diminuzione, questo spopolamento dei centri interni. Nei prossimi decenni potrebbe portare veramente allo svuotamento di intere comunità umane, storiche, no, in Sardegna. Certo, in effetti il decremento demografico è consistente. Tu pensa che 5 anni fa Nuscis contava 1600 abitanti, 1614, se non erro oggi siamo a 1570. Insomma, nel giro di qualche anno i ragazzi stanno andando via. È notevole come diminuzione, come decremento. E questo in proiezione futura andrà ad accentuarsi sicuramente, a meno che non mettiamo le basi per uno sviluppo, come dicevo prima. Noi abbiamo, ecco perché prima ho detto che noi siamo dimenticati dalle istituzioni, sia da quelle più vicine che da quelle più lontane. Anche noi abbiamo un sito minerario che potrebbe essere inserito all'interno di un percorso, ma non è ultimato. Abbiamo un invaso di 34.000 metri cubi che ha lasciato pericolosamente il suo destino, che potrebbe irrigare 100 ettari di terreno e sviluppare un'agricoltura ad alto valore aggiunto. Queste sono, da lì dobbiamo partire, non possiamo promettere grandi cose. Io l'unica cosa che posso promettere è il mio impegno, altro no. Perfetto, come giudichi le altre candidature, ad esempio quella del professor Pubusa, che dall'università ha deciso, dal suo impegno all'università, perché sappiamo che lavora in quell'ambito, ovviamente un docente, è conosciuto, ha deciso di candidarsi a Nuscis. Da molti è apparsa un po', come dire, particolare come decisione, insomma, uno che decide di tornare a Nuscis per dedicarsi a questo impegno politico. Ma sì, sicuramente il professor Pubusa ha delle competenze, non so in termini di tempo quanto possa dedicare al paese, questo non lo conosco. Io personalmente non lo conosco, non credo di non averlo neanche mai visto di persona. Non so che per questioni sue di lavoro vive a Cagliari. Adesso ultimamente viene spesso in paese. L'altra lista, se si vive a Nuscis è difficile non conoscersi e non vedersi, giusto? Io non lo conosco. Quindi non vive il paese? No, so che era candidato, che è stato candidato anni fa, è stato consigliere regionale. L'altra lista invece è una lista che praticamente fanno parte in buona sostanza quelli del comitato, del Comitato per l'Acqua. Ricordo che quel comitato è stato costituito perché era necessario costituirlo perché io potessi partecipare alle riunioni del GAS in rappresentanza della gente.
Parte di questi con alcuni che sono usciti dalla, che facevano parte della minoranza hanno fatto questo gruppo. Comunque siamo in democrazia, è giusto, i giudici terzi poi sarà la gente. Perfetto, perfetto. Ringraziamo Marino Nonis per questa sua testimonianza, per appunto anche il suo impegno, perché quando ci si impegna in politica si contribuisce all'elevamento di quelli che sono i livelli di partecipazione democratica. Credo che in un'epoca poi difficile come questa, di forte disaffezione dei cittadini verso la politica, credo che sia molto importante. Noi ti facciamo i nostri migliori auguri, anche perché ti conosciamo, sappiamo che sei una persona sobria, di forti e radicati valori. Insomma, vedremo, ovviamente dobbiamo mantenere una terzietà per quanto riguarda anche la valutazione, no? Su coloro che poi si candideranno, però ritengo che sia giusto e necessario dire queste parole nei tuoi confronti, perché sei una persona così conosciuta. Grazie. In questo modo. E poi speriamo soprattutto che chiunque vinca, a prescindere, abbia la capacità di risollevare le sorti di Nucis, così come speriamo di tutti quegli altri comuni del Sulcis che sono decentrati, periferici, ma non devono però restare marginali, perché la perificità non deve essere sinonimo di marginalità, perché ci sono delle persone, dei cittadini, e ogni comunità, anche di questi comuni, ha una tradizione, una storia, che è quella della nostra isola, del nostro popolo, che va preservata. Poi certo, a parole è facile, nei fatti è molto più difficile, e lo stiamo vedendo ogni giorno. L'importante è che uno che decide di intraprendere un percorso del genere lo faccia con la piena responsabilità di dover dare il meglio, perché io ho visto anche per queste battaglie che ci hanno visto i protagonisti, l'impegno ha pagato, andare in regione, andare a partecipare alle riunioni con gli altri comuni, insomma credo che premi. Poi ovviamente Nucis attualmente capisci che con tre liste praticamente ci sarà un candidato per ogni 44 elettori, è una partita, c'è una dispersione di voti paurosa, si rischia di andare ad amministrare chiunque vinca con una maggioranza che non è espressione della volontà della gente, però insomma, e soprattutto che non sia una maggioranza reale tra i cittadini. Esatto, teoricamente col 34% potresti andare ad amministrare, ma quella non è la volontà della gente sicuramente. Manteniamo i riflettori accesi, torneremo sulla questione delle elezioni di Nucis, come peraltro delle elezioni dei tuoi comuni che nel territorio appunto dovranno affrontare questa prova. Quando sono previste le elezioni? 11 di giugno. 11 di giugno, insomma ci sono ancora un po' di mesi, sia per fare la campagna elettorale che certo, per occuparcene in maniera sicuramente più compiuta, esostiva. Grazie Mariano Nonis. Grazie a voi, a tutti. Perfetto, siamo arrivati veramente alla fine, vi ringrazio tutti di averci seguito, l'appuntamento è sempre qui in diretta a partire dalle ore 9:30, quindi da domani mattina. Grazie, ciao!